Salve ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Retroscena HD. Finalmente, dopo tante peripezie e soprattutto dopo che ci siamo dovuti trovare un lavoro serio, visto che il nostro network non ci permette di guadagnare come si deve, abbiamo deciso di ritornare col botto portando una nuova rubrica dal nome Le Top Curiosità Videoludiche. Alla decima posizione di questa nuova rubrica troviamo Diablo. Diablo è un videogioco di genere action RPG prodotto dalla Blizzard e pubblicato il 31 dicembre 1996 per supporti Microsoft, macOS e PlayStation. Ma veniamo alla parte più succosa di questa decima posizione. Il boss finale di Diablo dice una frase incomprensibile prima di affrontare il giocatore. Se la si sente pronunciata al contrario, si scopre che il messaggio è: mangia le tue verdure e lavati i denti ad ogni pasto. E alla nona posizione troviamo Doom 2. Doom 2 Hell of Earth è un videogioco di tipo sparatutto in prima persona creato dall'ID Software, originariamente messo in commercio per i PC IBM il 10 ottobre 1994. Doom 2 è il seguito diretto di Doom, distribuito un anno prima nel 1993. La sua curiosità primaria è quella riguardante uno stage. Questo sparatutto, uscito lo stesso anno in cui Kurt Cobain si suicidò, offre un livello chiamato Nirvana e dà la possibilità di trovare, fin dall'inizio, il fucile a pompa. E all'ottava posizione abbiamo Super Mario. Mario è tra i personaggi più celebri creati dalla Nintendo, azienda nipponica specializzata in campo videoludico, della quale è anche considerato la mascotte, per via delle sue apparizioni in centinaia di titoli di vario genere, in maggior parte platform, dove si caratterizza la sua abilità nel salto e le sue trasformazioni. Secondo la storia originale di Super Mario, quando i Koopa si invasero in Mushroom Kingdom, trasformarono tutte le persone in blocchi di pietra, quindi di fatto ogni volta che Super Mario distrugge un blocco di pietra, sta uccidendo una persona. E al settimo posto troviamo Wing Commander. La serie di Wing Commander è una serie di videogiochi sviluppata dall'Origin System. I videogiochi della serie sono dei simulatori di volo ambientati in un lontano futuro nel quale l'umanità ha conquistato lo spazio e si trova a confrontarsi con altre specie. In particolare i Killrai, razza aliena simile a dei grossi felini antropomorfi. Il gioco di Wing Commander crashava ogni volta in cui il titolo veniva terminato. Non riuscendo a capire dove fosse il bug, i programmatori cambiarono semplicemente il codice di errore in grazie per aver giocato a Wing Commander. E al sesto posto di questa classifica abbiamo The Elder Scrolls, traducibile dall'inglese come Le Antiche Pergamene. Questa è una serie di videogiochi action RPG sviluppati e pubblicati dalla Bethesda Softwork per console e PC a partire dal 1994. La serie tratta i temi classici della narrativa fantastica contemporanea. Infatti, solitamente il giocatore interpreta un eroe che grazie ai suoi poteri riesce a risolvere situazioni di pericolo verificatesi all'interno del regno in cui è ambientato il gioco. The Elder Scrolls 2 Dragonfall è il gioco con la mappa più grande del mondo. In totale grande due volte la Gran Bretagna e ci vogliono circa due settimane per attraversarla tutta. E al quinto posto troviamo Dragon Slayer e la Principessa. Dragon Slayer, tradotto La Tana del Drago, è un videogioco arcade su Laserdisc pubblicato da Cinematonics, basato su filmati e cartoni animati realizzati da Don Blunt Animation. Venne pubblicato nel 1983 e pur non essendo il primo titolo su Laserdisc, fu quello che portò al successo questa categoria di giochi. Il suo creatore si ispirò a Playboy per creare il personaggio della principessa Daphne. E ci stiamo quasi avvicinando al podio, ragazzi. Al quarto posto abbiamo Link di Legend of Zelda. Questo è un personaggio immaginario della serie videogiochi di Legend of Zelda. Link è considerato uno dei personaggi più famosi prodotti dalla Nintendo e, in generale, uno dei più grandi personaggi della storia dei videogiochi. Nel 2005 è stato uno dei primi tre personaggi a guadagnare l'accesso a World of Game insieme a Mario e Sonic the Hedgehog. Secondo Shigeru Miyamoto, il personaggio di Link si ispira come design a Peter Pan e questo è anche il motivo per cui la razza del gioco, i Kogiri, non invecchiano mai.
eccoci giunti in terza posizione, dove troviamo The End, il boss di Metal Gear Solid 3, un videogioco d'azione del 2004 sviluppato e pubblicato da Konami per la PlayStation 2. È il terzo episodio della saga, iniziato con Metal Gear, ma per quanto riguarda la trama è il primo in ordine cronologico. Essendo un prequel, permette di capire anche alcuni punti fondamentali della storia degli altri due episodi. Il modo più facile per sconfiggere The End è non giocando per qualche giorno o cambiando la data del menu del sistema della console. Utilizzando questo piccolo trucco, si presenterà durante la sessione di gioco un video che mostrerà il nemico morto di vecchiaia. E sul podio, al secondo posto, abbiamo GTA. Grand Theft Auto, spesso abbreviato in GTA, è una serie di videogiochi action-adventure sviluppati da Rockstar North e Rockstar Lead e pubblicati dalla Rockstar Game per console e PC. Grand Theft Auto era originariamente un gioco di corse chiamato Race and Chase. Nel gioco un bug faceva impazzire le auto della polizia, che iniziavano a tamponare l'auto del protagonista, e questo ispirò il gioco che tutti conosciamo oggi. Ed eccoci giunti al primo posto, dove troviamo Devil May Cry, un videogioco per PlayStation 2 nato nel 2001 e prodotto dalla Capcom. È un videogioco d'azione con forti elementi esplorativi. Il primo capitolo di Devil May Cry doveva essere il seguito di Resident Evil. La possibilità di sparare rimanendo sospesi in aria era un bug, ma diventò la caratteristica principale di Dante. Ragazzi, anche questa rubrica giunge al termine, spero che vi sia piaciuta e dimostratecelo mettendo un bel like a questo video, commentate così ci date qualche altro suggerimento e ci fate capire effettivamente se avete voglia che questa piccola rubrica vada ancora avanti. Vi informiamo che siamo sempre super attivi su Instagram e finalmente anche su Telegram, quindi ragazzi iscrivetevi e inseritevi nel nostro gruppo, lasciamo tutte le info in descrizione e alla prossima. Stay tuned.